fare le vibrazioni per migliorare le proprie prestazioni da sportivi. La ricerca medica ha messo a punto un sistema innovativo basato proprio sulle vibrazioni, energia pulita, insomma, per aiutare gli sportivi e non soltanto. Vediamo. Per vincere i dettagli sono decisivi e anche le vibrazioni. Lo abbiamo visto al Giro di Svizzera, appena 4 secondi sono costati a Cunego la vittoria finale. Per migliorare le prestazioni la ricerca si è mossa nella direzione dell'energia pulita. Niente chimica farmaceutica, guardate qui. Sembra una scheda del telefono o un chip per il computer. In realtà è un dispositivo medico ministeriale che serve a migliorare le prestazioni degli atleti. E questo nel ciclismo significa fare meno fatica mentre si pedala. Affrontare una salita nel modo corretto può voler dire guadagnare secondi decisivi. Ecco come funziona. Queste fibre sono sensibili alla variazione termica e quando sentono una variazione termica emettono una vibrazione. Avendo una minor dispersione di energia, l'atleta riesce a focalizzare le proprie energie sul gesto atletico che vuole effettuare. Per cui capiamo che se disperdiamo meno in rotazione del bacino durante la spinta nella pedalata, l'atleta non solo performa meglio, ma alla fine del suo sforzo sicuramente avrà meno fatica. Ricerca che significa anche analizzare i dati dei corridori con tecnologia all'avanguardia. Questo coprisellino, mettendolo nella sella di ogni bicicletta, di ogni atleta, mi permette di misurare e di vedere nell'istante in cui l'atleta comincia a sedersi sul sellino come è e come lui siede e poggia sul sedile. I dati vengono raccolti dal computer, da qui riusciamo ad analizzare in circa un minuto e mezzo la possibilità di intervenire nei distretti muscolari dell'atleta e quindi andare a correggere la postura in sella. Dopo l'analisi, i medici stabiliscono i punti in cui applicare il dispositivo, importante soprattutto in seguito a infortuni, per consentire al fisico di recuperare la giusta postura. L'applicazione è semplice, come mettere un cerotto. Ma attenzione, non siamo l'uomo bionico, nessuna tecnica invasiva, solo buone vibrazioni.